son morto con altri 100. Son morto che ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Buona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Sera. Quella mattina del 1945 fummo prelevati dai soliti militari tedeschi per essere accompagnati ai rispettivi posti di lavoro. Dopo circa 15 km di lenta marcia arrivammo al ponte di un fiume. Io mi trovai fra i primi della colonna e vedemmo che oltre il ponte c'erano schierati 25 carri armati, pronti ad aprire il fuoco. Ci guardammo tutti attorno e ci accorgemmo, sbigottiti e increduli, che i nostri aguzzini erano spariti. Attraversammo il ponte e, fissando lo sguardo davanti a noi, ci accorgemmo che il sogno che stavamo facendo qualche attimo prima era invece realtà.